Valentina Dallari sta male, l'omaggio della redazione di Uomini e Donne. Anticipazioni puntata Trono Classico, gli auguri di Uomini e Donne a Valentina Dallari. Oggi negli studi di Uomini e Donne si registrava una puntata del Trono Classico. In studio erano presenti i tronisti, Mariano Catanzaro, Niloufar Haddati, Sara Affifella e Nicolò Brigante. Mancava Paolo Crivellin, probabilmente perché ancora impegnato a girare con le sue corteggiatrici l'esterna nella villa. A fine puntata, tuttavia, la redazione ha voluto ritagliare un momento per fare i migliori auguri ad un ex volto noto della trasmissione. Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News, infatti, Maria De Filippi avrebbe mandato in onda durante la registrazione un filmato per fare i migliori auguri a Valentina Dallari. Quest'ultima recentemente ha dichiarato di soffrire di disturbi alimentari e, in questo modo, Maria e tutto il suo staff le hanno voluto fare i migliori auguri. A spendere belle parole nei confronti di Valentina è intervenuto anche Mariano Catanzaro che, anni fa, aveva sceso quelle scale proprio per corteggiare la Dallari. Maria De Filippi poi ha anche detto al pubblico e ai presenti che Valentina sapeva già che avrebbero mandato in onda un suo filmato, facendo dunque intendere di aver sentito la ragazza in questi giorni. Ad essere stato mandato in onda, stando alle ultime anticipazioni, sarebbe stato il video di presentazione di Valentina mandato in onda anni fa a Uomini e Donne, con un'unica modifica rispetto ad allora. Alla fine, infatti, c'era un messaggio da parte di tutta la squadra di Maria De Filippi con scritto, "Forza Vale". Valentina Dallari sta male, le ultime dichiarazioni dell'ex tronista. Le ultime dichiarazioni di Valentina in merito alla sua malattia sono state rese pubbliche dalla stessa dopo un'intervista rilasciata a fanpage.it. La Dallari, stanca di ricevere sempre critiche sui social per il suo peso, avrebbe in questo modo cercato di mettere le cose in chiaro. La sua condizione fisica l'ha portata a star male tanto ma, adesso, l'ex tronista ce la sta mettendo tutta per uscirne.